Una mattina fredda di fine inverno a Piombino, vieni a sapere che la tua vecchia maestra non c'è più, che se n'è andata in quel paradiso in cui credeva tanto e sul quale sei sempre stato scettico. Ti viene a mente un capitolo di ricordi di scuola che leggevi da bambino, quello che racconta la morte del vecchio maestro durante l'ultimo giorno di lezione. Chissà perché passi da Piazza Dante e ti commuovi nel vedere gli alunni entrare nell'antica scuola dove la insegnava, la stessa scuola dove hai mosso i primi passi. La scuola dove ti ha insegnato che quando si scrive non si devono fare ripetizioni, che in ogni frase non ci può essere due volte la stessa parola, e ancora oggi che sei adulto la lamenti, se per caso devi scrivere un commento per cosa è giusta. Ti ricordi una televisione in bianco e nero con il triangolino a sinistra dello schermo, che si accendeva a intermittenza per indicare che sul secondo canale era iniziato un nuovo programma. Ripensi a lei mentre diceva: ragazzi, quello è l'occhio della maestra che vi osserva e comprende se siete ancora svegli. Controlla se siete andati a letto dopo carosello. E noi ingenui ragazzini degli anni 60 non avvezzi a telefonini e computer ci credevamo pure. Ti muore la maestra ed è come perdere una seconda madre, quella che ti ha insegnato un sacco di cose, ti ha punito, ti ha premiato, ha letto i tuoi compiti in italiano ad alta voce. L'ultima volta che l'hai vista in un letto d'ospedale non era più lei, povera maestra. Non era la donna che avevi conosciuto, piena di amici e interessi, che faceva volontariato e aveva fede in Dio. Un pezzo di fanciullezza mi abbandona, confuso tra odore di gesso, lavagne d'ardesia e cimose di stoffa. Salutami nonni e mio padre, cara maestra. Non ho mai avuto la tua fede, ma chissà perché adesso sono convinto che tu sia già con loro.